Dopo 20 anni l'Abruzzo vuole tornare in Europa. Il Partito Democratico candida l'avvocato Manola Di Pasquale, che questa sera sarà ospite di Inside Abruzzo. Sandro Ruotolo, candidato alle europee col PD a sostegno di Maria Luisa Forte, aspirante sindaca di Campobasso tra le fila del centrosinistra. Tragedia nei campi ad Ortona, una donna di 82 anni perde la vita a seguito dell'investimento da parte di un trattore. Questa mattina incontro sulla legalità organizzato all'Istituto Comprensivo d'Ovidio di Campobasso. Ospite d'eccezione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Rossana Venditti. Michele Monteleone, il nuovo presidente del Tribunale di Vasto. Questa mattina la cerimonia di insediamento. Caro Villi, omaggia i vicebrigadieri Caccia e Campopiano caduti in servizio 25 anni fa. Il prefetto, siano da esempio per le nuove generazioni. Spettacolo memorabile allo stadio Molinari di Campobasso in 8.000 per omaggiare il ritorno in Serie C. Festa a Isernia per la promozione in D. Buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Siamo in diretta dagli studi di Teleregione a Campobasso. In apertura lo avete sentito dai titoli, c'è la politica, in particolare le elezioni europee. Il PD candida l'avvocato Manola Di Pasquale, la persona al centro, il tema principale del programma elettorale dell'ex segretario, ospite questa sera di Inside Abruzzo su questa rete. Ci dice tutto per Luigi Voragine. I vertici del Partito Democratico, segretario, consiglieri regionali, parlamentari, al fianco di Manola Di Pasquale, candidata DEM al Parlamento europeo. L'obiettivo è ambizioso, riportare un abruzzese in Europa dopo 20 anni. Davvero una personalità in grado di ingaggiare tutta la comunità progressista su una battaglia che per noi è davvero una battaglia campale, quella per un'Europa più forte, per un'Europa più in grado di essere all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, a partire da quella dei conflitti, passando per la necessità di essere più presente nella vita delle persone, accanto alla vita delle persone. E io penso che con queste caratteristiche, quelle di Manola, noi possiamo appunto nei prossimi 30 giorni rafforzare il consenso intorno a questa proposta per l'Europa del Partito Democratico. La persona al centro, il tema centrale della campagna elettorale dell'avvocatessa di Teramo, già presidente del Partito Democratico Abruzzo, da sempre vicina alle donne e dai più deboli. La mia candidatura vuole essere una candidatura che riporti al centro i problemi delle persone, quelle vere, tutte, 360 gradi, dai figli ai minori, alle disuguaglianze, alle discriminazioni, il lavoro, tutto questo, il welfare, tutto questo, che si parli sempre di questo in ogni discussione. E poi vuole essere anche una candidatura dell'orgoglio abruzzese, perché è 20 anni che l'Abruzzo non esprime più un eurodeputato. In realtà oggi la famiglia progressista abruzzese ha la forza, le potenzialità, i numeri, diciamo così, per esprimere un eurodeputato. Se accanto al logo del Partito Democratico scriviamo Manola Di Pasquale, ce la possiamo fare. Sandro Ruotolo, candidato alle europee in visita a Campobasso a sostegno della candidata sindaca per la coalizione progressista Maria Luisa Forte, sogniamo una Campobasso europea oltre i confini. Alessandro Adamo. Il giornalista Sandro Ruotolo, candidato alle prossime elezioni europee dell'8 e del 9 giugno nella circoscrizione centro-meridionale, presente questa mattina a Campobasso a sostegno della candidata sindaca del campo progressista Maria Luisa Forte. Sono venuto a sostenere la candidata sindaca di Campobasso, che è, come dire, espressione di questo campo largo, di questo campo democratico, che non avviene nelle europee perché il sistema elettorale è diverso, è sul proporzionale. Io penso che come dire, siano due terreni comuni di incontro, anche di programma. Noi pensiamo a un'Europa che guardi al sud come l'ha guardato al Mezzogiorno d'Italia durante la pandemia. L'Europa, quell'Europa lì ci ha aiutato. È il momento delle donne. Pensa che
abbiamo una donna di 39 anni, perché ha fatto il compleanno l'altro giorno, Elly Schlein, che guida il partito diciamo democratico, che sarà prima forza, che è prima forza di opposizione in Italia e che sarà prima forza di opposizione in Europa. È il tempo delle donne. Vogliamo una Campobasso europea fuori dai confini, così la candidata sindaca. Noi sosteniamo la campagna elettorale di tutto il PD, di tutte le forze progressiste, perché pensiamo che ci vogliono le forze progressiste anche in Europa, perché il nostro Molise, la nostra Campobasso possa avere fondi, avere risorse, avere quindi uno sviluppo. Abbiamo paura dell'autonomia differenziata che ci potrebbe penalizzare, vogliamo che Campobasso sia una città europea e sia collegata con l'Europa, e pensiamo che questo possa accadere con le forze progressiste in Europa, non con quelle forze che dicono meno Europa. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Tragedia nei campi ad Ortona, una donna è stata investita da un trattore. L'episodio è avvenuto in strada Mancinini. La donna di 82 anni purtroppo ha perso la vita. Sul posto il 118 con ambulanza e elisoccorso. I sanitari hanno provato a rianimare la signora, ma non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. E parliamo ancora una volta di un incidente sul lavoro. Un 24enne cade da un'altezza di 12 metri e finisce in rianimazione. È accaduto nel parco Avventura di Castel di Sangro. Immediati soccorsi da parte dei colleghi e degli utenti. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasferito l'operaio nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e del competente dipartimento della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. ASL e militari stanno accertando eventuali responsabilità. Nuovi risvolti sul caso dell'insegnante scomparsa, l'insegnante di ballo Milena Santirocco, che era scomparsa da Lanciano e poi è stata ritrovata in provincia di Caserta. Sentite. Un quadro a tinte fosche, quello dipinto sulla vicenda della scomparsa di Milena Santirocco, l'insegnante di ballo di Lanciano sparita il 29 aprile mentre passeggiava a Torino di Sangro. Due giorni fa è ricomparsa. La 54enne è stata ritrovata a Castel Volturno in buone condizioni di salute. La responsabile abruzzese dell'Associazione per le persone scomparse Penelope Alessia Natali sui social ha riferito che Milena si è presentata spontaneamente ad un commissariato di Caserta. Ma la storia dei sei giorni in cui la donna ha fatto perdere le sue tracce è apparsa subito non lineare. Inizialmente la donna avrebbe raccontato di essere stata rapita da due uomini che volevano ucciderla. Il legale ha parlato di allontanamento non volontario dalla casa. Da qui l'apertura di un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona da parte della Procura della Repubblica di Vasto. Ieri Milena Santirocco è stata ascoltata nel commissariato di Lanciano alla presenza del PM di Vasto e dopo un lungo interrogatorio è crollata, sostenendo che la versione del rapimento era inventata e che in realtà si era allontanata volontariamente da Lanciano con l'intento di farla finita. Una storia delicata su cui c'è ancora tanto da capire. L'importante è che Milena Santirocco, dopo una settimana di ricerche imponenti e di apprensione dei familiari, oggi è viva. Ci spostiamo a Termoli. Un 26enne con precedenti penali è stato arrestato venerdì scorso in una comunità di recupero della costa a causa di un'aggressione ai danni di uno degli operatori. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno a loro volta subito le intemperanze del giovane che si è scagliato contro di loro. Inevitabile l'arresto col ragazzo che è stato arrestato
associato al carcere di Larino, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Infatti l'ospite ha anche devastato parte dei locali del centro della comunità. L'udienza di convalida era stata fissata per questa mattina al Tribunale di Larino, a difendere il 26enne l'avvocato Maria Antonella Di Guilmi del Foro di Vasto. Il giudice per le indagini preliminari Frentano ha convalidato l'arresto ma non ha disposto misure cautelari. Tuttavia il 26enne resta in carcere poiché la comunità di recupero ha reso noto l'indisponibilità ad accoglierne la presenza ai domiciliari per altri fatti commessi dal ragazzo in precedenza dopo quanto avvenuto venerdì scorso. Nel pomeriggio di ieri il soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto per soccorrere due escursioniste romane bloccate sulla cima del velino a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le due ragazze hanno contattato il numero unico per le emergenze per chiedere aiuto e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Le escursioniste sono così state individuate e salvate. Nella medesima zona nel weekend scorso il recupero di una comitiva di 4 persone, 2 americani e 2 italiani, che si erano smarriti in quota in piena notte. Ed ora cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo a Teramo, dove questa mattina all'università Pietro Grasso, ex presidente del Senato, ha incontrato i giovani e ha parlato di legalità e Costituzione. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Chiara Bonatti. Pietro Grasso, ex procuratore antimafia, impegnato anche nel maxi processo a Cosa Nostra ed ex presidente del Senato, oggi all'Unite come presidente della Fondazione Scintille di Futuro per dialogare con gli studenti delle scuole superiori sulla cittadinanza attiva e consapevole, sulla legalità e sulla Costituzione. Presenti nell'aula magna dell'Università di Teramo, classi dei poli liceali dell'Einstein, Illuminati, Delfico e Milli. Sono un cultore della cittadinanza e della cittadinanza attiva, della partecipazione dei ragazzi che devono essere protagonisti del loro tempo e non spettatori indifferenti o rassegnati alle cose. Li voglio stimolare a un impegno. L'impegno è qualcosa di veramente importante perché ci sono dei diritti ma c'è anche il dovere di un impegno. Noi adulti dobbiamo dare le opportunità ai ragazzi per inserirsi nel mondo lavorativo. Da loro pretendiamo un impegno di partecipazione. E poi far capire che se non si partecipa si lascia la decisione ad altri e poi non ci possiamo lamentare di quello che poi accade attorno a noi se noi non influiamo. E quindi io penso che sia importante parlare con i giovani e cercare di farli sognare anche, perché se non si sogna non si potrà mai realizzare un sogno e avere degli obiettivi nella loro vita per potersi impegnare nel raggiungerli. L'incontro in presenza organizzato dalla Scuola di Legalità dell'Unite arriva a seguito dell'iniziativa Pagine di Legalità, Esempio di Cittadinanza, sostenuto dal progetto Scuola di Fondazione Conad ETS e da Conad Adriatico, che affronta temi di educazione alla legalità e di cittadinanza attiva. Per noi è una tappa di un percorso che abbiamo iniziato oltre 10 anni fa con delle iniziative nella scuola. Molto importante. Abbiamo fatto questo percorso perché crediamo sui giovani, soprattutto sono loro il nostro futuro, ma sono loro soprattutto l'oggi, anche l'oggi. Quindi educare questi giovani a una visione della società un po' diversa di quella che abbiamo avuto noi in passato sicuramente ci migliorerà. Un confronto importante ed è necessario appunto avvicinare con questo progetto i giovani alla legalità ma anche alla cittadinanza attiva. Sì, assolutamente. Come Fondazione Conad ETS siamo nati da poco, però ereditiamo l'attenzione al territorio delle cooperative e dei soci Conad. Abbiamo deciso da subito di sostenere un progetto per le scuole che proponga ai ragazzi di fare dei percorsi anche di educazione alla legalità e riteniamo che sia fondamentale informare loro e sensibilizzarli su questi temi per consentire poi un domani di agire in linea
linea con quelli che sono i loro valori, con maggiore consapevolezza del mondo in cui si trovano. Un confronto che verrà fatto appunto con l'ex presidente del Senato qui all'Università di Teramo. Sì, questo evento si inserisce pienamente all'interno dei nostri percorsi della scuola di legalità e quindi sicuramente il presidente Grasso riuscirà a rafforzare la nostra idea che la legalità ovviamente deve essere quotidianamente praticata, ma ha bisogno anche di informazione e soprattutto di formazione. Michele Monteleone è il nuovo presidente del Tribunale di Vasto. Si è insediato questa mattina nel corso di una solenne cerimonia alla presenza delle massime autorità politiche e militari. Lo ha avvicinato per noi Pasquale Damiani. Presidente Monteleone, nel suo arrivo qui consolida la speranza di tenere in piedi il Tribunale di Vasto coinvolto nella riorganizzazione della geografia giudiziaria con gli altri tre tribunali abruzzesi. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti ed è un piacere e un onore per me essere qui. La nostra battaglia sulla tenuta e la ristrutturazione organizzativa del Tribunale è una battaglia in atto. Ho notizie che filtrano dal prossimo Consiglio dei Ministri che probabilmente tutta la geografia rimarrà inalterata così com'è, ma noi abbiamo soltanto un'arma e un viatico, che è quello di dimostrare, buttando il cuore oltre l'ostacolo, con un'organizzazione di eccellenza, che questo Tribunale, che è la casa di tutti i cittadini, rimanendo aperto, potrà continuare a fornire quel servizio di efficienza e di efficacia della giurisdizione, appunto, al servizio di tutti i cittadini. Ed è questo quello che noi conteremo e contiamo di fare. Quali saranno le sue direttrici fondamentali? La riorganizzazione di un ufficio che già ampiamente ben organizzato, come dai rilievi ispettivi che sono giunti qualche mese fa, lascia già una base di partenza di eccellenza. Inevitabilmente il rapporto con il foro, il rapporto con i professionisti, il rapporto con le pubbliche amministrazioni, una unitarietà di intenti con gli uffici di cancelleria, con i colleghi, per dare una giustizia celere, efficace, da terzi, da obiettivi, in maniera tale che qualunque richiesta sia esaudita nel più tempo possibile. Sindaco Minna, con l'arrivo del nuovo presidente del Tribunale si consolida la speranza proprio di tenere in piedi questa struttura? Sicuramente si alimenta la speranza per alcuni ordini di motivi. Primo, perché il dottor Michele Monteleone è presidente che ha un curriculum, una storia straordinaria e quindi può ingigantire il servizio giustizia sul territorio, può irrobustire l'organico del Tribunale di Vasto, ma soprattutto dà la grande speranza che il presidio di legalità di Vasto e del Vastese si possa finalmente salvare. Per noi è una nomina importante che ci reca tanta emozione, orgoglio e speranza. E continuiamo a parlare di legalità e diritti, ma anche dei doveri nella democrazia, perché sono stati questi i temi al centro dell'incontro promosso dalla scuola d'Ovidio con il procuratore Rossana Venditti. Sentiamo Franco De Santis. Non permettete a nessuno, soprattutto all'illegalità, di spezzare i vostri sogni. Con queste parole la dirigente scolastica Rita Massaro si è rivolta agli studenti in occasione di un importante incontro organizzato nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo d'Ovidio con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, Rossana Venditti. È importantissimo. Questi incontri nelle scuole sono delle occasioni molto preziose, perché il messaggio educativo sulla legalità deve arrivare fin dai primi momenti e deve essere un messaggio fondato sul confronto, sul colloquio. È un percorso culturale di avvicinamento all'idea che le regole sono importanti e non perché provengono da un'autorità, perché promanano dall'alto, ma perché le regole devono appartenerci nel profondo e ci garantiscono di vivere insieme agli altri, nel rispetto degli altri e senza temere di essere violati nella nostra intimità e nelle cose che per noi sono importanti. Quindi, parlando ai ragazzi con gli esempi,
rispondendo alle loro domande, andando incontro ai loro interessi, si cerca di dare dei contenuti che si spera possano restare. Protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, tra i relatori anche il professor Giuseppe Reale, professore ordinario presso il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise. Studio, formazione culturale e rispetto alle regole. Si tratta di tematiche strettamente interconnesse fra di loro, perché il rispetto alle regole nasce innanzitutto da una cultura del rispetto alle regole che inizia nelle scuole, nella famiglia e poi prosegue in molti altri contesti ambientali. Il rispetto alle regole richiede che ci sia un terreno, ci sia un contesto che consenta di vivere nel rispetto della legalità e dei principi che caratterizzano la nostra società. Un'iniziativa nata nell'ambito dei percorsi di educazione alla legalità finalizzati a diffondere tra gli alunni la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza. È determinante perché i nostri alunni sono i cittadini di domani ed è necessario non solo fornire un'istruzione, ma soprattutto educarli all'esercizio attivo e consapevole della cittadinanza, dando loro delle opportunità di formazione e di ascolto di quelli che sono gli operatori del diritto. L'ex caserma Bucciante di Chieti passa dallo Stato alla Regione Abruzzo. Sarà una cittadella culturale, un presidio culturale, lo assicurano il presidente della Regione Marco Marsilio e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Francesco Tarricone. Ancora Boragine. Adesso viene il bello, dobbiamo realizzare quanto scritto nell'accordo di valorizzazione. Con queste parole il governatore Marco Marsilio apre la conferenza stampa che ufficializza il passaggio dallo Stato alla Regione Abruzzo dell'ex caserma Bucciante di Chieti. Siamo giunti ad una sintesi dopo un lungo lavoro, ha aggiunto con soddisfazione Marsilio. 6 milioni di euro e più di un anno di lavoro consentiranno a gran parte dello stabile di diventare un polo di riferimento per la cultura della città e dell'intera regione. Si realizza un sogno, sono un decennio che si sta cercando soluzione sia nel riutilizzo di questa importante caserma, di questo bene peraltro monumentale, ottocentesco, sia per dare una sede degna alla biblioteca De Meis che dal giorno del sisma è rimasta inutilizzata e inutilizzabile. Quindi abbiamo lavorato in questi anni anche aggiungendo risorse rispetto al primitivo accordo di programma, 2,5 milioni che si aggiungevano ai 4 già presenti, che sono stati decisivi e determinanti per lo sblocco della situazione. Abbiamo affidato ai nostri dirigenti il compito di seguire questa pratica. La dottoressa Valenza ha nel giro di un solo anno chiuso una complessissima operazione che coinvolgeva molte istituzioni e che era stata una delle ragioni delle lungaggini e della difficoltà di mettere tutti d'accordo e di trovare tutti insieme la sintesi necessaria. E quindi grazie a questo ottimo lavoro amministrativo e politico che abbiamo portato avanti, oggi consegniamo alla città di Chieti e all'intero Regione Abruzzo un bene che verrà valorizzato, una biblioteca che tornerà ad avere nuova vita e un polo culturale integrato che sarà un punto di riferimento importante per la città di Chieti ma per tutto l'Abruzzo in generale. Ha parlato di presidio culturale il segretario regionale per l'Abruzzo del Ministero della Cultura, Matteo Pisi, presente all'incontro con i giornalisti insieme al direttore della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, Francesco Tarricone. Ed ora ci occupiamo dello stato di agitazione dei balneatori e del rischio concreto di perdere i lidi che hanno in gestione. Il parlamentare abruzzese Luciano D'Alfonso, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, spiega i vantaggi delle gare pubbliche ai microfoni di Valentina Ciarlante.
Le gare sono necessarie e non evitabili. Così l'onorevole del PD Luciano D'Alfonso entra nel merito della vicenda relativa all'assegnazione dei lidi dopo l'ennesimo stato d'agitazione dei balneatori partito in seguito alla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un addetto ai lavori affermando che occorre subito bandire gli avvisi pubblici. L'invito perentorio è rivolto ai comuni, ma come è noto il dibattito ruota attorno alla direttiva Bolkestein, la cui applicazione è stata rinviata dal governo Meloni. Oggi D'Alfonso spiega che le gare possono essere una grande opportunità per i gestori attuali e che proprio gli enti locali hanno la facoltà di stabilire criteri specifici. Solo al comune di Pescara ci sono almeno 5 funzionari capaci di portare a segno questa procedura che porta rispetto all'esperienza risalente degli operatori economici, alle regole della par condicio, alla competizione che vuole l'Europa. Si può salvare tutto l'intero dei valori di questa vicenda. Non capisco perché dobbiamo fare oboli di attenzione a chi è in permanente campagna elettorale per le preferenze. Si è sbagliato da parte di parlamentari europei e parlamentari nazionali a raccontare agli operatori economici che la proroga si poteva fare e che avrebbe avuto resistenza. Non è vero, come dice prima la giurisprudenza di Patroni Griffi, quella ribadita quest'anno, ma come dicono le direttive e l'ordinamento italiano ed europeo. Evitiamo di diventare antipatici davanti ai banconi delle istituzioni. 25 anni fa morivano in servizio i vicebrigadieri Caccia e Campopiano. Oggi Carovilli, con una commovente cerimonia, ha voluto ricordare i due servitori dello Stato siano da esempio per le giovani generazioni. Questo l'invito del prefetto di Isernia. C'era per noi Nicola De Santis. Carovilli ha ricordato i vice brigadieri Antonio Caccia ed Antonio Campopiano, deceduti il 5 maggio di 25 anni fa, in un incidente stradale nell'espletamento del loro dovere. Nella stazione Carabinieri del centro dell'Alto Molise si è svolta una cerimonia solenne, molto commovente, cui hanno partecipato anche i familiari dei due militari, oltre alle massime autorità militari, civili e religiose del territorio. Particolarmente significativa la presenza degli alunni dell'Istituto Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli, cui spesso si è rivolto il prefetto nel suo discorso per invitare i bambini a trarre esempi ed ispirazione dal sacrificio dei due carabinieri. Oggi rappresenta il ricordo di due giovani vicebrigadieri che hanno donato la loro vita alla nazione. E l'esempio che possiamo dare alle nuove generazioni, c'erano qua i ragazzi delle scuole elementari, i bimbi che hanno visto che a volte si può anche donare la vita per lo Stato, e c'erano anche i familiari, tra cui due figli del brigadiere Campopiano che hanno intrapreso la nostra stessa strada, e quindi questo testimonia che l'esempio non è rimasto infruttuoso. Ai familiari mi sento di dire grazie. Grazie perché, e lo dico da figlia di un ex ispettore di polizia, perché le famiglie con il sacrificio del padre, con il sacrificio della madre, col sacrificio del familiare che indossa la divisa, essa stessa viene sacrificata. Il quotidiano è segnato dagli impegni che il proprio genitore ha indossando la divisa. Quindi io mi sento di ringraziare queste famiglie perché sono consapevole del grande sacrificio quotidiano che loro hanno dovuto non dico subire, ma accettare. È un ricordo che purtroppo io non riesco a volte a superarlo perché è arrivato in un momento forse meno inopportuno. E ringrazio l'amministrazione, insomma, di Carovilli che si è prodigata per questa cerimonia che a 25 anni tiene questo ricordo vivo per quanto riguarda mio fratello e l'altro brigadiere. E ringrazio logicamente Teleregione e tutti quelli che sono intervenuti in maniera tale che questo ricordo rimanga vivo nella memoria, insomma, dei cittadini di Carovilli.
giorni pieni di fede e di speranza a Termoli per il pellegrinaggio della Madonna di Fatima. Ieri il commiato affidato al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Partecipazione, comunione e missione sono le vie maestre. Parolin che ha anche detto che la Chiesa deve essere una compagna di strada. Sentite. Termoli e il Molise salutano la Madonna di Fatima. Straordinaria la partecipazione delle persone. Devozione, cuore aperto di fronte alla Madonna arrivata in Molise dal cielo in elicottero il 27 aprile. Ad attenderla migliaia di persone che in questi giorni hanno continuato ad essere presenti nelle varie iniziative, soprattutto ieri per l'ultimo giorno della sua presenza a Termoli. La Chiesa deve essere compagna di strada, questo è il monito del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. A lui l'onore della chiusura del pellegrinaggio della Madonna di Fatima in Molise. Vi incoraggio, ecco, a continuare a camminare in quelle tre direzioni che ci indica il sinodo sulla sinodalità, quelle tre parole, no? Che in fin dei conti descrivono e definiscono che cos'è la sinodalità. Ecco, tante volte abbiamo sentito anche nel sinodo a cui anch'io ho partecipato un po' qualche sensazione di smarrimento, ma che cos'è questa sinodalità? E il Papa l'ha ben definita, la sinodalità è comunione, la sinodalità è partecipazione e la sinodalità è missione. Allora ecco, camminate su queste tre vie che sono le vie maestre, evidentemente che poi si declinano in tantissimi altri aspetti che sono stati messi in luce. Ecco. L'attenzione di Parolin rivolta anche ai giovani affinché possano restare nella loro terra, alla politica come servizio e agli anziani perché la Chiesa deve tutelarli e non lasciarli nella solitudine. Il Cardinale ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno e poi ha benedetto la Curia per raggiungere infine la Chiesa di San Timoteo dove ha celebrato il solenne pontificale in una chiesa gremita. Il corteo lungo le strade del centro cittadino verso il porto con la statua della Madonna di Fatima in testa ha chiuso il pellegrinaggio mariano con la partenza della statua in elicottero. Linee urbane soppresse nella città di Campobasso, i sindacati scrivono alla SEAC e all'assessore ai trasporti del comune di Campobasso. La società SEAC, che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano della città di Campobasso, si legge nella nota, fu costretta a ridurre il servizio ai cittadini per mancanza di autobus. Ci risulta che sono arrivati 6 autobus nuovi, solo 2 sono stati messi in funzione, gli altri 4 sono fermi in deposito. Si chiedono le motivazioni del mancato ripristino delle linee urbane, continuando a non garantire il servizio minimo ai cittadini. Questa è la denuncia dei sindacati. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per martedì 7 maggio. In Abruzzo infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Venti moderati, mare da poco mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 5 la minima, 19 la massima. Pescara 6,20, Chieti 6,21, Teramo 5,20 gradi. In Molise la pressione aumenta ulteriormente determinando una diminuzione della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Venti moderati, mare da poco mosso a mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 3 la minima, 20 la massima. Isernia 5,21, Termoli 8,22, Venafro 5,22 gradi. Il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet. Ora non cambiate canale perché subito dopo la pubblicità ci sarà la nostra importante pagina sportiva. A tra poco!
Ben ritrovati con il nostro TG Sportivo in apertura la Serie D. Con l'aiuto della grafica vediamo subito i risultati della 34esima giornata, girone F. Alma Juventus Fano, Real Monterotondo 5-2, Atletico Ascoli Riccione 4-2, Campobasso Termoli 1-1, Matese Chieti 0-0, L'Aquila San Nicolò Notaresco 1-0, Roma City Vasto Girardi 4-2, Sora Avezzano 1-2, Tivoli, Forsempronese 1-0, Vigor, Senigallia, San Benedettese 3-5. Vediamo ora subito la classifica. Campobasso al primo posto con 70 punti, segue l'Aquila con 68 punti, Avezzano 59, San Benedettese 58 punti, 52 punti per Roma City, Atletico Ascoli 50 punti, Vigor Senigallia 49, 48 punti per il Chieti, 45 per San Nicolò Notaresco, mentre 43 punti per il Termoli, forse Impronese, Sora e Real Monterotondo 41 punti, 37 punti per Tivoli e Riccione, 32 per Alma Juventus Fano, 29 per il Vasto Girardi ed infine c'è il Matese con 26 punti. Una festa grandiosa ha salutato il ritorno in Serie C del Campobasso. In 8.000 sugli spalti nel derby contro il Termoli, terminato sull'1-1. Ascoltiamo insieme il racconto a cura di Franco De Santis. La domenica della festa, la domenica del trionfo, la domenica del ritorno in Serie C a distanza di soli 2 anni. Un'impresa sportiva, perché di questo si tratta, costruita mattoncino su mattoncino, vittoria su vittoria, sacrificio dopo sacrificio, in una corsa a tappe lunga 34 giornate in cui hanno mollato tutte le rivali una ad una. Di fronte alla forza della continuità di una squadra compatta, arcigna, operaia ma a tratti anche spettacolare, capace di fare sempre il risultato nelle partite da dentro o fuori. Eccolo servito il capolavoro, 7.500 cuori palpitanti a tributare l'omaggio doveroso a un gruppo di uomini prima che di calciatori, supportati da un grande staff tecnico e da una società che ha curato tutto nei minimi dettagli. L'ultimo atto non poteva che essere contro il Termoli, in uno stadio Molinari da brividi. Curva nord scorrano da urlo, tribune stracolme, anche la curva sud parlava a Campobassano. Coreografia da Serie A, accolto l'ingresso delle formazioni, migliaia di bandierine rosso-blu al cielo, drappi sdrotolati a creare un effetto da standing ovation. Un saluto alla categoria professionistica degna del nome del capoluogo di regione. Sul campo, anzi sul biliardo verde di Selvapiana, la partita passa quasi in secondo piano. Manco a dirlo, il tentativo numero uno è di Di Nardo, che da destra calcia di collo pieno trovando la parata a terra di Lombardo. Poco dopo è Gonzales a proiettarsi in avanti, il suo sinistro impegna ancora il portiere. Giallorossi che a metà tempo si fanno vivi in area avversaria con Scoppa che incorna fuori e Corcione, botta dai 20 metri bloccata da Esposito. Pericolosissimo Di Nardo alla mezz'ora, quando guarda negli occhi Lombardo, tira, lo prende in pieno, prima del riposo, bellissima conclusione di Maldonado, esterno della rete. Ripresa ed è subito Campobasso, Di Nardo fa una giocata molto bella, Pacillo mette in mezzo dove Grandis non arriva per qualche centimetro. Ma al 56esimo è il Termoli a passare in vantaggio, contropiede Adriatico, al limite riceve Colarelli che insacca di piatto che sembra non imprendibile. Lupi reagiscono con Di Nardo e vanno vicini al pareggio, in cornata alta di un metro. Al 66esimo rigore per atterramento di Caiazza su Parisi, dagli 11 metri insacca Di Nardo che spiazza Lombardo per l'esplosione di gioia degli 8.000 presenti. Nel finale Buzio fa tremare il palo, è il minuto 77, la risposta è affidata a Rasi, il suo sinistro fa la barba al palo e in pieno recupero Maldonado si divora il sorpasso calciando alto a porta praticamente vuota. Al triplice fischio e tripudio, si vola in Serie C, il Termoli si guadagna la terza stagione consecutiva in Serie D. Dopo la partita e la festa organizzata in campo, la parola ai dirigenti con il vicepresidente Nicola Cirincione, che promette una Serie C ambiziosa. Il tecnico Pergolizzi esalta la piazza e ieri sera il grande corteo dei tifosi nel centro cittadino. Sentite.
Sì, godiamoci questo spettacolo, naturalmente non si vede in nessun campo di calcio una cosa del genere. Noi, come ho detto prima, siamo ritornati in Molise a Campobasso dopo 2 anni, ma non ci abbiamo pensato neanche un secondo, perché questa piazza, questa gente meritano altre palcosceniche come oggi. È stato veramente spettacolare e emozionante, mi sto emozionando tutta la settimana, però è veramente spettacolare vedere quello che abbiamo visto anche oggi. Erano almeno 25 anni che non si vedevano tante presenze qui allo stadio. È bellissimo, perché non solo lo stadio era pieno, ma si sono visti tanti bambini, tante donne, cioè che non è da tutti. Guarda, sono veramente scioccato, e già una settimana dopo Chieti, dopo il fischio finale, che è rimasto tutto dentro il corpo mio e rimarrà per tutta la vita. Cominceremo subito a programmare, tanto già l'abbiamo fatto, però dobbiamo definire delle piccole cose per il proseguo della C, che è un grandissimo traguardo, e ti ripeto, vogliamo essere subito protagonisti il prossimo anno. Rosario, le tue emozioni, le tue impressioni in un giorno straordinario. Ma credo che sia un giorno importante non solo per noi come squadra, come gruppo, come staff, come società, ma è un giorno importante per un popolo, per una regione che ho scoperto e che ritengo meravigliosa. Quindi abbiamo fatto tanto, l'abbiamo fatto per noi, ma l'abbiamo fatto per questo popolo, perché ci ha dato veramente tanto. A chi vuoi dedicare la vittoria di questo campionato, Rosario? No, sarei bugiardo a fare dei nomi, perché le toglierei qualcosa a qualcuno, ma ripeto, la mia famiglia sicuramente, perché mi è stata sempre vicino e si è trovata bene, perché quando raggiungi certi obiettivi la famiglia deve stare bene in un luogo, e qua siamo stati veramente in una regione importante, una città meravigliosa dove anche i miei si sono trovati benissimo. E poi purtroppo, lasciatemelo dire, ma devo dedicarlo anche ai miei ragazzi, che sono stati unici e mi hanno dato veramente quello che forse non avevo ricevuto negli anni passati, o forse avevo ricevuto, ma c'è stata quella soglia che è andata oltre. Quindi grazie, grazie, grazie. Aldo Vicenzo, Avicor Stadium. Aldo, che effetto ti fa? Hai detto che oggi volevi parlare in un modo particolare. No, io veramente voglio parlare proprio di Campobasciano, perché per veramente noi stiamo qua per voi alla fine. Vogliamo che tutti i molisani stanno contenti di questa squadra. E noi siamo stati contenti adesso. Oggi mi sono emozionato molto. E grazie a tutti voi, che ci aiutate dentro a questa stagione. E grazie a Matt, voglio ringraziare a Matt, a Nicola, a tutti i sponsors che hanno fatto per noi. Il giorno è molto fantastico, questa squadra è famiglia mia now. Sì, e io sentia. Grazie per tutti. Calcio Lega Pro, il Pescara scalda il motore per il playoff di domani. All'Adriatico, gara secca, arriva il Pontedera. Cascione deve rinunciare a D'Agasso. Pierluigi Boragine. Superare il Pontedera è l'obiettivo minimo di un Pescara che si presenta in astre di partenza dei playoff senza molto ottimismo, ma di contro con la convinzione che basta una scintilla per accendere l'entusiasmo di una piazza stanca di vivacchiare in Lega Pro. Insomma, serve un miracolo per centrare la B, ma i miracoli da queste parti li sanno fare, anche se la squadra fino ad ora ha deluso e palesato lacune che potrebbero essere troppo evidenti per arrivare fino in fondo. Nel frattempo c'è il Pontedera, atteso domani sera all'Adriatico, con fischio d'inizio alle 20:30. Mister Cascione è fiducioso, nonostante l'assenza di D'Agasso, out per infortunio. Tornano a disposizione invece Aloy, l'unico vero insostituibile in mediana, Squizzato e Masala. La squadra sta bene, sta bene. Dopo la partita di Ancona c'era il rischio di buttarsi un po' giù moralmente, ma invece hanno capito benissimo che comunque è stata solo una partita sbagliata, e a fermo abbiamo dimostrato comunque di esserci, di continuare su quella strada, l'attenzione, dell'equilibrio, e
E siamo stati bravi anche in fase offensiva, perché al di là dei tre gol siamo stati un po' più determinati e concreti, abbiamo accompagnato meglio l'azione, quindi è venuta fuori poi un'ottima gara. Quindi bisogna continuare così. È stata una settimana di grande concentrazione, ho visto ragazzi molto maturi sotto questo aspetto qui, perché comunque sanno che domani c'è una partita fondamentale, decisiva, e l'abbiamo preparata al meglio. La formazione Cascione la comunicherà ai suoi solo poche ore prima del fischio d'inizio di una gara secca, da dentro fuori, senza supplementari, con il VAR e con il Pescara, che potrà contare su due risultati su tre. Torniamo in Serie D, termina con un poker al passivo la stagione del Vasto Girardi, superato 4-2 a Riano. Altomolisani già retrocessi in eccellenza, così come il Matese, che ha imposto lo 0-0 al Ferrante al Chieti. Sentite. Una sconfitta di un pari per le altre due squadre, espressione del Comitato Regionale Molisano della Lega Nazionale Dilettanti, peraltro già retrocesse in eccellenza la scorsa settimana, e questo è il quadro emerso dalle sfide dell'ultima giornata del girone F di Serie D. A Riano il Vasto Girardi perde 4-2 contro il Roma City, che, con il PCC del girone di Rienzo, mette a segno le prime due reti, tra 14esimo e 37esimo. Nel recupero della prima frazione, peraltro, arriva anche il capolavoro di Sparacello in rovesciata. Nella ripresa il Vasto Girardi si riporta sotto nell'arco di due minuti, prima con Iacullo e poi con Caon, ma è in Grettoglia ad ampliare nuovamente le distanze firmando il definitivo 4-2. Gara senza mordente, invece, al Ferrante di Piedimonte Matese, dove i padroni di casa dell'FC Matese e di Neroverdi del Chieti, con la testa entrambe al 2024-25, impattano ad occhiali al termine di una prova comunque molto intensa. Passiamo all'eccellenza, con l'aiuto della grafica vediamo i risultati della 30ª giornata. Atletico San Pietro in Valle, Real Guglionesi 2-3, Castel di Sangro Venafro 3-6, Cliternina Aurora Alto Casertano 5-1, Difesa Grande Termoli Olimpia Agnonese 1-1, Isernia San Leucio Boiano 9-2. Ripa Limosani Campomarino 2-3, Sesto Campano Polisportiva Fortore 2-1, Turris Virtus Gioiese 5-1. Ed ora vediamo subito la classifica: Isernia San Leucio 82 punti, Aurora Alto Casertano 72, Real Guglionesi 53, Venafro 52, Virtus Gioiese 42. 41 punti per Sesto Campano e Castel di Sangro. Atletico San Pietro in Valle 38 punti, 36 punti per Turris e Polisportiva Fortore, Ripa Limosani 35, Boiano 32, Cliternina 28, Campomarino 27, 23 punti per Olimpia Agnonese e Difesa Grande Termoli. Ultima di regular season anche per l'Isernia, che ha festeggiato al Lancellotta il salto in D ospitando il Boiano. Siamo pronti per il calcio d'inizio. Sul punto di battuta ci sono Tasillo e Perrella. Boiano che giocherà la sua partita sicuramente in maniera determinata. Isernia che comunque al gran completo, mister Farrocco non ha voluto cambiare la formazione titolare, e quindi c'è tutta l'intenzione di fare bene e regalare un'ulteriore vittoria ai propri tifosi. Intanto l'Isernia recupera palla con Monteduro che si propone sulla sinistra, si accentra, entra in area di rigore, il pallone l'ha girata, attenzione Samb in area, poi Painotto il rimpallo e poi è bravo Borrega a salvare il pallone quasi sulla linea. Vediamo Bainotto cosa riuscirà a fare, aveva l'opportunità, vediamo, ecco, vediamo, lo vediamo proprio adesso Cascio, che ha Soria sempre lì a seguire l'azione, c'è bravo la sovrapposizione e il gol, bellissima questa azione, bella, grande azione dell'Isernia che sblocca
il risultato al 23esimo minuto. Dato attenzione, un pallone perso, si inserisce il Boiano in area di rigore e c'è l'immediato pareggio da parte di Scozzari. C'è stata una disattenzione difensiva, un retropassaggio errato, non abbiamo visto chi ha commesso l'errore. Palla centrale per Ercolano, ancora per Soria, ha provato lo scavetto Ercolano per l'inserimento del numero 4 argentino, ancora Ercolano recupera, ottima partita dell'esterno iserdino, poi Samb, la conclusione di Samb che si inventa un tiro a giro meraviglioso e si riscatta immediatamente dall'errore precedente. Mamma che gol che ha fatto, eh! Attenzione, superiorità numerica dell'Isernia, 4 contro 3, si fa vedere Ercolano, l'inserimento, Ercolano entra in area di rigore, Ercolano solo davanti al portiere, tenta lo scavetto, ottima l'idea di Ercolano. Pronti Soria e Cascio sul punto di battuta. Parte Cascio, il sinistro! Facundo Cascio, 3-1, esce fuori, palla al piede, Soria cerca l'inserimento di Ercolano che viene anticipato, ancora Isernia in pressione alta, Isernia che è partita forte, ancora Cascio, attenzione, Cascio! 4-1, ancora Cascio. Finisce davvero in bellezza questa partita. Se ne va ancora una volta Monteduro, il dribbling, la palla al limite dell'area, Monteduro che si è fatto vedere spesso in proiezione offensiva e Cascio si porta il pallone a casa, ma davvero bella l'azione di Monteduro quel primo tempo con l'Alto Casertano dove abbiamo sofferto un po'. Sì, abbiamo sofferto, infatti senza di lui sia Giobbe che Barile. Non è che come Tesegna avanza ancora, vediamo, è ancora Bainotto, è il gol che mancava. Ancora Monteduro si sgancia in questa partita, sta giocando ormai l'attaccante aggiunto, Monteduro arriva davanti al portiere, questa volta Borrei Capara. Tesegna gestisce il pallone con molta tranquillità, Monteduro prova ancora una proiezione offensiva, salta tre avversari, Monteduro sembra, non lo so Pasquale, è un giocatore, un attaccante di quelli dotati tecnicamente, no, sta facendo cose bellissime. Si vedeva che ci teneva a realizzare il gol in questa partita, no, perché ormai la partita è in due tronconi, ecco, vediamo l'Isernia che ormai è padrona del campo, ma poi gioca bene, quindi che cosa dire, qui segnano tutti. Qui. E adesso ha realizzato anche Valentino, un rimpallo, la conclusione a girare di Valentino, 2 contro 1, se ne va Diallo, se ne va Diallo, la palla per Dinucci, Dinucci contro Di Palma, Dinucci viene toccato, forse c'è il calcio di rigore. Dinucci farà felice i tifosi del Boiano con questo gol, lo merita il Boiano, ce lo auguriamo, siamo sportivi, quindi è giusto che sia così. Ecco Dinucci che batte e segna, e segna il secondo gol, meritatissimo. Soria si fa vedere ancora Flores, si allarga Valentino sulla destra, se ne va Soria, non viene affrontato da nessun difensore, allarga per Valentino, ancora lui, la palla per Flores e mancava l'appello, ha cercato il gol a tutti i costi il Turu. Dunque 9-2, gol di Flores e si chiude qui la stagione. Pasquale, può iniziare la festa. I campioni sono loro! Ed ora passiamo alla promozione, vediamo i risultati della 30ª giornata. Juvenes Forulum 2-1, Baranello Real Prata 4-3, Chaminade Trivento 2-4, Locomotive Rich Atletico Torremaggiore 1-1, Morcone Boys Vairano 2-3, Rocca Ravindola Polisportiva Calena 2-1, Spinete Aesernia Fraterna 2-3. E vediamo subito la classifica: Boys Vairano 70 punti, Baranello Aesernia Fraterna 65, Montenero 62, Trivento 54, Locomotive Riccia 51, Atletico
Atletico Torre Maggiore 46, Real Prata 44, Juvenes 43, 37 punti per Forulum e Rocca Ravindola, Spinete 35 punti, Chaminade 27, Morcone 25, Polisportiva Calena 22 punti. Ed ora spazio alla pallacanestro, provare a fare un colpaccio e cercare di portare la serie alla decisiva gara 3 è l'intento della Magnolia Campobasso, che ha iniziato il percorso per il match di semifinale con la Reyer Venezia. Ancora Ciccone. La molisana Magnolia Campobasso si prepara per gara 2 della serie di semifinale contro la Reyer Venezia, in programma con palla 2 alle ore 20:30, mercoledì sera nello scenario dell'Arena. E lo fa con la determinazione di chi vive come un risultato troppo punitivo il passivo di gara 1. La differenza tra le due squadre è notevole, poi onestamente oggi è venuta a mancare anche Mistinova, quindi ancora una rotazione in meno. Io devo solo che essere orgoglioso di questo gruppo di ragazze, perché non ha mollato neanche stasera, se l'è giocata a viso aperto. È normale che la qualità, la panchina che a Venezia noi non l'abbiamo. Noi penso che abbiamo già fatto una grandissima cosa essere qui, è normale che adesso ce la vogliamo giocare in casa, perché noi non molliamo mai. Oggi sono state più brave loro, hanno fatto anche canestri incredibili, però voglio dire, stiamo parlando della Reyer Venezia, quindi andiamo a casa sicuramente con qualcosa di positivo. Dispiace, perché sicuramente 20 punti forse non sono giusti per queste ragazze. Del resto, davanti al pubblico amico, gli ossoblù hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque. Intanto speriamo di recuperare Mistinova, perché comunque voglio dire, non ne possiamo fare a meno, sicuramente dalla difesa, perché noi quando difendiamo comunque riusciamo a creare problemi. In gara al ritorno Venezia ne ha fatti 47 da noi, è normale che sarà irripetibile una prestazione come quella, però sicuramente dobbiamo provare a metterle in difficoltà. Vogliamo giocarcelo fino alla fine, noi vogliamo provarci e quindi lotteremo come abbiamo sempre fatto per tutto l'anno. Convinzioni ben presenti anche nelle parole del capitano Stefania Trimboli. È stata molto intensa, sapevamo la caratura di questa squadra, dispiace, però adesso testa gara 2 ci proviamo a casa nostra. Non molliamo mai, ripeto, è casa nostra, quindi proveremo a fare del nostro meglio per dare al nostro pubblico una vittoria. Per oggi è davvero tutto, vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet e vi ringrazio ancora una volta per averci scelto.